Sì, al lavoro la mattina la signora ha avuto questo mal di testa forte e comunque ha continuato a lavorare, non lamentandosi giustamente, mal di testa, ma il dolore era atroce. Abbiamo detto a chi ci porta, per piacere, portalo in ospedale. Ma qua ci dovevamo lontano, l'ospedale è lontano, e intanto l'hanno tenuta, vai a metterti nel pulmino, forse ti passa, prendi una pillola o qualche cosa. A mezzogiorno lei è scesa dal pulmino, ha continuato a lavorare perché voleva guadagnarsi la giornata, perché una giornata fuori, senza ricavare niente da casa, è scesa e ha fatto un'altra oretta di lavoro, sempre con questo mal di testa qua. Siamo ritornati a casa e la signora è andata in ospedale a pronto soccorso. Pronto soccorso, la sera non ricoverata, con un'emorragia cerebrale. Rischiare la vita per 27 euro al giorno o morire per quella cifra, come è successo quest'estate a Paola Clemente, anche lei bracciante agricola, succede in Italia. Posso chiedere la paga, quanto prendono loro? 4 euro a cassone. Ma mi sembra un po' bassa però per essere il minimo sindacale, no? È quello? 4 euro a cassone. 4 euro per 350 kg di pomodori raccolti, sono i nuovi schiavi, italiani e stranieri, poco cambia per una volta. Cominciamo il nostro viaggio dalla provincia di Foggia. Qua c'è il ghetto di San Marco, ghetto di Rignano, poi c'è ghetto dei Bulgari a Borgo Mezzanone e ghetto di Macchia Rotonda. Questa lo vediamo, una cartina di Foggia, il nostro obiettivo per oggi è un altro, è ghetto Ghana. C'è una persona che dorme però, possiamo entrare. Questa è casa. Sì, questa è la nostra camera, guarda. Queste persone vivono qui in mezzo al niente, senza servizi, senza nulla. Caporale passa qui, li porta nel campo, li paga 4 euro l'ora. Quando va bene li riporta indietro, a volte non succede questo. Sappiamo che ci sono state vittime anche quest'estate. C'è chi si arricchisce su questo e chi paga anche con la propria vita questo sistema. Alternativa non c'è, perché è l'unico modo per trovare lavoro. Ogni giorno di anche può essere, ma se io ho chiamato persone e dico qua non c'è niente, loro non credo. Quando arrivo arrivato qua, ho visto qua non c'è niente. Questi sono i lavori che una volta dicevamo gli italiani non vogliono più fare. In realtà non è proprio così. In realtà da qualche anno da questa parte la situazione sta cambiando. Paradossalmente abbiamo visto che i diritti si sono abbassati per tutti, senza nessuna distinzione. Ci spostiamo nella provincia di Andria, terra d'uva, terra di eccellenze e contraddizioni. Italiani e stranieri, quindi condizioni molto simili, stessi drammi. Abbiamo visto due persone sono morte quest'estate, due africani nella zona di Foggia. Anche qui, nella provincia di Andria, si piange una vittima, in questo caso italiana. Ed è un fatto comune perché credo che sono proprio le condizioni di vita che sono peggiorate. C'è un'inchiesta in corso che dovrà far luce sulla morte della signora Paola e sulle eventuali responsabilità. Quel che è certo è che questa storia ha spinto molte donne a ribellarsi. Ci spostiamo quindi nella provincia di Brindisi per un incontro tra sindacati e braccianti. Ci svegliamo la notte noi per andare a lavorare per 28 euro. Poi al bagno non si può andare, solo una volta. Io non capisco come fa a essere regolare un contratto del genere. No, non è regolare per me. Bisogna fare qualcosa per questo. Non solo per me, ma per tutti. Schiavitù. Schiavitù della terra. Siete massacrati, sotto salari, due soldi, sfruttati e nessuno si ribella. Bisogna iniziare a ribellarsi. Io purtroppo ho bisogno di lavorare, perché ho i miei debiti, ho famiglia, ho un marito che non prende tanti soldi. Ho bisogno di lavorare. Non è perché io non mi voglio ribellare, io mi voglio ribellare. Sono stata la prima a faccia a ribellarmi col padre, perché non ho paura. Questa è Franca Villa Fontana, una delle piazze più importanti per lo smistamento dei braccianti. Centinaia di persone in strada, soprattutto donne, partono per lavorare alle 3 di notte. Torneranno alle loro case nel pomeriggio. Posso chiedervi quanto vi danno di stipendio? Veramente ancora non ci hanno pagato. Non ci hanno pagato ancora. Quindi non sappiamo. E da poco, noi da poco, nemmeno quanto ci devono dare. Signora, posso chiedere quanti anni ha lei? 71. 71? Le pensioni che mi danno a lui, che sono 21 euro mi danno a 300 euro, ma ancora lavora in campagna? E come lavora? Non mi sacrifica, come la signora, come io, come lei che ragazza, che potrebbe avere, visto che ha studiato, un lavoro decente. Anzi, ma di puro grazie a queste creature, a queste persone che si prendono la responsabilità di trovarci il lavoro.
dobbiamo dire pure grazie.